sono tutti molto molto, perché se ci avessero detto che saremmo stati in playoff a maggioranza alla fine con il numero 2 ci avrebbero preso tutti per matti. Invece siamo un po' matti, nel senso che il nostro modo di giocare è un gioco sì disciplinato, ma che dà anche molto spazio al talento dei singoli. Singoli che sono cresciuti durante questi mesi, questa è la cosa importante, nel rispetto del gioco degli altri. E credo che oggi è stata una bellissima partita, perché quando contava eravamo avanti di 20. Non voglio fare il fenomeno, però voglio dire che veramente su tutti i due lati del campo, di attacco e difesa, abbiamo giocato noi. A un certo punto, per più di una volta, Roma ha fatto fatica a mettere la palla in campo, addirittura dalle rimesse. E questo è un attaccamento, è un segnale che i ragazzi volevano a tutti i costi giocare i playoff. Addirittura, lo sappiamo adesso, già da stasera possiamo giocarli, però avremo la stessa testa anche domenica prossima a Trento per giocarci il miglior piazzamento possibile, ma al di là di quello, per continuare, perché se vuoi giocare la post-season devi giocare tutte le partite del conto. Questa è una partita di playoff molto dura, molto atletica, dove noi abbiamo giocato veramente una bellissima difesa uomo, abbiamo attaccato anche la loro zona molto bene e credo che ci sia stato veramente spazio per tutti i giocatori, tutti hanno dato un contributo. Sono molto molto felice, devo dire, e devo ringraziare i miei giocatori per questo e la società che per la prima volta mi fa andare ai playoff. Nella mia carriera ho allenato, grazie a Dio, grandi giocatori come assistente, un po' meno bravi giocatori quando ho fatto il capo allenatore. Quest'anno devo dire che è una bellissima storia, perché ho preso dei bravi ragazzi, adesso posso dire che sono ragazzi bravi. Domande?